Ben ritrovati. Oggi voglio parlarvi di un libro e di una scrittrice particolare. Il libro in questione è Lizzie, edito da Adelphi, e la sua autrice è Shirley Jackson. Innanzitutto, chi è Shirley Jackson? Shirley Jackson è stata una grandissima scrittrice e anche giornalista americana, nata a San Francisco nel 1916. È morta a soli 48 anni per un attacco cardiaco in seguito a, si presume, un abuso di psicofarmaci che lei prendeva per suoi problemi personali. Era anche una persona in sovrappeso che fumava, beveva, insomma, era una personalità forte e al tempo stesso molto travagliata. Si dice che lo stesso Stephen King dica: non sarei esistito come scrittore se prima di me non ci fosse stata appunto Shirley Jackson, perché è una scrittrice veramente molto, molto brava. Lizzie è il quarto romanzo che ha pubblicato Adelphi dedicato a questa scrittrice. Costei è conosciuta innanzitutto per il suo romanzo. Scusate. Chiedo venia, sono i soliti che vengono a romperti le scatole con i contratti telefonici e quant'altro. La centesima volta che gli dico che qui il loro contratto non lo posso fare perché mi si innesca il segnale del radar dell'aeroporto, ma so de coccio. Comunque, torniamo a Shirley Jackson. Il suo romanzo più famoso è L'incubo di Hill House, dal quale è stato tratto anche un omonimo film molto molto bello che vi consiglio di vedere. Vi consiglio anche di leggere il relativo romanzo. Ma torniamo a bomba, a Lizzie. Lizzie è un romanzo ispirato ad una storia vera. La storia vera è quella che riguardava tal Chris Costner Sizemore, una donna affetta da un disturbo dissociativo di personalità, ossia soffriva di personalità multiple. Nel romanzo Lizzie, appunto, abbiamo la protagonista, che, scusate, ho un pelazzo qui, se è il modo di fare video, io non lo so, vabbè. Abbiamo questa protagonista, Elizabeth Richmond, che ha 23 anni. Ed è una ragazza di buona famiglia, ricca, o per meglio dire, all'età di 25 anni entrerà in possesso del capitale che gli ha lasciato il padre. Non ha più i genitori e vive con la zia, la sorella di sua madre, zia Morgan. Ebbene, questa ragazza è un tipo abbastanza scialbo, lavora come segretaria in un museo. Però ha frequentemente problemi di somatizzazione di un qualcosa che le rode dentro. È sempre preda di violenti attacchi di emicrania, dolori muscolari, insonnia. E dopo essere stata più volte visitata dal medico di famiglia, il dottor Ryan, viene da questi indirizzata a un luminare, suo amico, il dottor Victor Wright. Ebbene, scusate, è veramente una cosa improvvisa. Il dottor Victor Wright è uno psichiatra, psicoterapeuta, che accetta di seguire Elizabeth Richmond. Dopo aver superato le prime ritrosie della ragazza, che assolutamente non vorrebbe avere alcunché a che fare con lui, riesce tramite delle ipnosi a fare emergere le altre personalità che convivono in questa ragazza. Ecco quindi che accanto a Elizabeth Richmond si presenteranno una di seguito all'altro Beth, che è una ragazza sempre dolce come la Elizabeth principale, ma un po' più spigliata, un po' più sveglia, e
Ci sarà il suo esatto negativo, ossia Betsy, una ragazza volgare, crudele, spietata, cinica, e alla fine addirittura emergerà la personalità di Bess. Bess, che è una ragazza legata solo ed esclusivamente al denaro. Infatti, lei vede ovunque possibilità di trame a suo danno per portarle via la somma considerevole che di lì a poco tempo andrà ad ereditare. Insomma, questo sovrapporsi di personalità, una volta che con l'ipnosi iniziano ad emergere, entreranno a far parte del quotidiano di Elizabeth Richmond, al punto che si sovrapporranno l'una con l'altra senza soluzione di continuità. Inizierà il discorso la personalità di Elizabeth, interverrà come contrappasso Betsy, arriverà Beth, insomma, questa ragazza e la sua psiche soprattutto verranno messe così a dura prova che a un certo punto, dopo varie vicissitudini, compresa una fuga da casa di Elizabeth che andrà fino a New York alla ricerca di sua madre che in realtà è morta e che sarà poi una delle chiavi di volta per scoprire il perché di questa sua dissociazione psichica. Ebbene, alla fine, il dottor Wright, riuscirà a creare una specie di catarsi. Ossia le quattro personalità verranno a entrare in conflitto l'una con l'altra in maniera violenta affinché si avrà la liberazione di Elizabeth Richmond da tutto questo suo essere frammentata in varie personalità e ci ritroveremo alla fine una ragazza nuova che però, come dirà lo stesso dottor Wright, è come un vaso vuoto, una ragazza che dovrà ricominciare a costruirsi giorno dopo giorno a livello affettivo, a livello caratteriale, a livello proprio psichico. Ebbene, è un romanzo estremamente interessante. Da questo romanzo venne anche tratto un film, se non vado errata, adesso vi posso anche dire il titolo del film, se riesco a reperirlo da qualche parte. No, dunque, non mi ricordo, l'ho trovato l'altro giorno, ma adesso non mi ricordo. Comunque è un bellissimo film che però, proprio perché deve trasmettere attraverso le immagini questa vicenda, cade in certi momenti un po' nel ridicolo. La conflittualità di queste varie personalità presenti in Elizabeth è meglio recepibile leggendo la storia, proprio perché ci sono questi dialoghi serrati tra le varie personalità. Nel film, ovviamente, per far capire che stanno interagendo varie personalità, si è costretti a trasformare visivamente l'immagine della protagonista. Preferisco di gran lunga il libro, come quasi nella totalità dei casi succede, sono sempre meglio i libri e dei film che vengono tratti da essi. Shirley Jackson è una scrittrice che, benché sia morta da 51 anni, morta infatti nel 65, sta riscuotendo nuovamente un grande, grandissimo successo anche per la ripubblicazione fatta da Adelphi e dei suoi romanzi. Io vi consiglio Shirley Jackson perché è veramente una brava scrittrice. L'incubo di Hill House, Abbiamo sempre vissuto nel castello, La lotteria, sono i titoli degli altri romanzi che Adelphi ha riproposto nel suo catalogo. Comunque, vi consiglio Lizzie perché è veramente un piccolo gioiello della letteratura americana. Con questo vi saluto, un bacione, un arrivederci a presto. Io subito dopo questo video ne preparerò un altro su un altro libro completamente diverso. Ciao!